Quindi la notizia di oggi riguarda un'estorsione fatta ai danni di due contitolari di un'agenzia funebre di San Pietro in Guarano. In data 6 aprile si sono rivolti questi due contitolari alla comandante di stazione di San Pietro in Guarano, denunciando di essere oggetto di estorsione da parte di tre individui. In particolare un soggetto che si chiama Piattello Enzo di San Pietro in Guarano, già sorvegliato speciale, che si presentava come referente per la zona di San Pietro in Guarano per la criminalità organizzata di Cosenza, si poneva come intermediario per altri due soggetti, uno di Sanfili, Conforti Carmine, che è un pregiudicato, titolare di un'altra agenzia funebre, di Sanfili, e di un altro, soggetto di Cosenza, indicato come referente, per, la criminalità organizzata di Cosenza. Quindi questo Piattello Enzo faceva da intermediario in quanto questo Conforti e questo altro soggetto di Cosenza, che poi con le indagini è stato identificato in Bevilacqua Francesco, già sorvegliato speciale di Cosenza, quindi Conforti e Bevilacqua sostenevano di essere stati interessati per effettuare dei danneggiamenti ai danni di un'altra agenzia funebre concorrente di questa agenzia funebre di San Pietro in Guarano, oggetto delle richieste estorsive. Quindi sostenevano questi due soggetti di aver ricevuto la commissione di fare danni alla concorrenza e che per questo interessamento pretendevano, già per il solo fatto di essere stati interessati, 5.000 euro. Danni ad altre agenzie funebri non sono stati commessi o comunque non sono stati denunciati. Quindi le due vittime dell'estorsione, sostenendo di non aver commissionato nulla a nessuno, rifiutavano il pagamento e rappresentavano difficoltà anche a pagare. Ci sono stati più incontri nel tempo dove poi hanno partecipato anche questi altri due soggetti, Conforti e Bevilacqua. In particolare, quando le due vittime hanno rappresentato di essere in difficoltà, di non poter pagare, di essere poi costretti eventualmente alla chiusura dell'agenzia funebre, questi due soggetti hanno riferito che se doveva chiudere avrebbe chiuso, altrimenti l'avrebbero fatto chiudere loro e avrebbero chiuso nella cassa gli stessi due soggetti titolari di questa agenzia funebre, vittime dell'estorsione. Quindi successivamente questo Piattello, ponendosi sempre come intermediario, rappresentava di essere riuscito a mantenere la cifra dell'estorsione sui 5.000 euro, perché a un certo punto, visto i rifiuti a pagamento, la cifra era arrivata a 10.000 euro. Quindi questo Piattello come intermediario rappresentava di aver ottenuto il ritorno alla cifra iniziale di 5.000 euro. Successivamente, perché questi sono stati vari incontri dal 6 di aprile a venire, è stata confermata dal Conforti la richiesta di 10.000 euro da dare in due tranche. Una tranche di 5.000 euro doveva essere consegnata il 17 nella mattinata, quindi è stato organizzato questo servizio in abiti civili dove è stato monitorato l'incontro tra Piattello
le due vittime dell'estorsione e il Conforti che si è presentato per ricevere questa prima tranche con un altro soggetto che poi è stato identificato in Capalbo Marco, di residente a Donnici Inferiore. Quindi il personale è intervenuto in flagranza arrestando questi due soggetti per l'estorsione consumata di questa prima cessione di 5.000 euro come prima tranche. Contestualmente, come da accordi con la DDA che ha seguito l'indagine in quanto è un'estorsione con metodo mafioso, quindi la DDA ha emesso due fermi di indiziato di delitto a carico di Piattello e di Bevilacqua, che non erano presenti a questo incontro. Quindi nella stessa giornata sono stati rintracciati Piattello in San Pietro in Guarano e Bevilacqua è stato rintracciato a Cosenza. Per il rintraccio a Cosenza, oltre ai gli operanti che ho già detto del nucleo operativo di Rende della stazione di San Pietro, si è avuta la collaborazione dei colleghi della stazione di Cosenza Principale e Cosenza Nord. Quindi sono stati eseguiti i due arresti in flagranza e i due fermi di indiziato di delitto. Tutti e quattro sono stati condotti in carcere a disposizione della DDA. Non so se ci sono. L'incontro è avvenuto per la cessione a Castiglione Cosentino, in contrada Ponte Crati. Questo è stato il luogo dell'intervento dei colleghi in borghese che hanno fermato ed arrestato i due soggetti arrestati in flagranza. Non so se ci sono domande. Ho detto tutto.